I Pokémon cavalcabili, a mio parere una delle cose più belle che hanno introdotto in questi nuovi giochi. E oggi ne scopriremo alcuni. Ciao a tutti allenatori, io sono Federic e bentornati nella mia guida a Pokémon Let's Go Pikachu, la nostra serie giornaliera che va in onda tutti i giorni sul mio canale alle ore 14, 15:30 e 17. Prima di iniziare ragazzi, un bel pollice in su, un commentino qui sotto come sempre. Leggo sempre tutto, ragazzi, e iscrivetevi al canale se siete nuovi per non perdervi i prossimi episodi. Mi raccomando. Ricordo le magliette qua sotto in descrizione, ancora per pochi giorni. Allora, ragazzi, mi vado a mettere la Pokéball Plus e intanto che me la metto vi ringrazio perché la serie, ragazzi, sta procedendo benissimo e poi comunque c'è una partecipazione assurda. Questa è una parte un po' particolare, ragazzi, perché andrò a fare delle cose abbastanza specifiche. Dobbiamo ancora fare la capopalestra Erika, ma noi non dobbiamo correre, no? Voglio fare, ragazzi, una cosa che vi piacerà tantissimo. Oltre che mostrarvi alcuni Pokémon cavalcabili, aggiungeremo anche un nuovo membro al team e ne evolveremo alcuni. Ah, sì. Sono sicuro che questa parte vi piacerà particolarmente. Oh yes, ragazzi! Chi? Ditemi chi non ha mai sognato di andare a spaventare persone in mezzo alla città con Haunter? Oh yes! Ma è bellissimo, ragazzi! È proprio bello! Non ti faccio paura, baby! Troppo, troppo bello, ragazzi! Allora, dato che dobbiamo andare anche a catturare i due Snorlax, che probabilmente quello migliore lo aggiungeremo al nostro team, direi di andarci un po' a pompare la squadra e in vista della capopalestra Erika, appunto, direi di... Dove sono? Non i potenziamenti, le caramelle, ok? Farci evolvere qualcuno nel team. Tanto che abbiamo due caramelle rare e Charmeleon è prossimo all'evoluzione, che ne dite di farlo salire al 36 e di farlo evolvere? Ok, che statistiche ha? Allora, attacco speciale, ragazzi, lui era un po' scherzetto, c'ha 88. Vediamo un po' quanto aumenta ora, diventando un bellissimo Charizard cavalcabile. Mamma mia, ragazzi. Non vedo l'ora. Mamma mia, non vedo l'ora di volare con Charizard. Un sogno. Eccolo, ragazzi, che si evolve finalmente. Eccolo, eccolo qua. Ditemi se non è spettacolare. Finalmente il nostro Charizard. Io addirittura lo chiamerei Spyro in occasione della trilogia di Spyro rimasterizzata che è uscita appunto in questi giorni. E che io ovviamente ho quasi finito, praticamente quasi platinato perché sono un nerd di Spyro comunque. Quando emette lingue di fuoco e rovente dalla bocca, la fiamma rossa sulla punta della coda brucia più intensamente. Oh. E adesso ragazzi, il momento prediletto. A parte vuole imparare l'attacco d'ala, ragazzi, e io ne approfitterei per insegnargliela. Lo so, non è una mossa fortissima, però voglio dire, c'ha Graffio, ok? E comunque attacco d'ala potrebbe servirci in quanto dobbiamo andare anche ad affrontare il dojo lotta, magari anche in questa parte, sempre se non ci sono i membri del team Rocket che tipo lo ostacolano. Vediamo. Tanto non dobbiamo correre. Oddio, che bello l'artwork. Ecco, mi sono sbagliato. Comunque fa niente. Tanto così al 37, ragazzi, è bello carico. Potrei dargli anche qualche pietra potenza, ma io magari eviterei. Io eviterei, ragazzi, perché voglio dire, possiamo aumentargli un po' l'attacco in vista di attacco d'ala, però eviterei sempre. Comunque, allora, la cosa più importante, squadra, Charizard, fai uscire dalla bolla. Oh mio Dio, che bello! Ma poi vola tantissimo, ragazzi! È anche velocissimo! Oh! Che figato! No, vabbè, ragazzi, sto male, ma è bellissimo! Ma poi piotta tantissimo, raga! Cioè, va proprio veloce! Va proprio veloce, veloce, veloce! Oh, no, vabbè. Copertina video per forza questa, perché... Oh, raga, è bellissimo proprio. Va bene, dato che ci siamo, qua ci dovrebbe essere anche Snorlax. Io ne approfitterei, se siete d'accordo con me. Quindi, c'è un Pokémon che dorme con aria beata. Vuoi suonare il Pokéflauto? Ah, no, vero, Snorlax però è un tipo... Snorlax è un tipo normale, quindi... Dato che probabilmente dovremmo sfidarlo, e di questa cosa sono abbastanza convinto,
e non catturarlo semplicemente, direi di andare nella tasca MT e insegnare magari breccia a uno dei miei Pokémon. Chi può imparare breccia? Ah, praticamente tutti possono imparare breccia. Io insegnerei a Pepita, però in questo caso potrei darla anche a Charizard. Boh, è una mossa lotta, ragazzi, che non è stabbata con nessuno. Qui l'unico che ha più attacco credo che sia Pepita, quindi possiamo provare con lui. Prendiamo 27. Poi ragazzi, tanto poi gliela possiamo levare tranquillamente a Charizard. Gliela insegno giusto per affrontare gli Snorlax. Breccia, quanto c'ha l'attacco? Attacco c'ha 83. Vediamo un attimo quanto c'ha Pepita. Dovrei farla evolvere Pepita, magari più tardi lo scambio con qualcuno, vediamo perché. Allora, breccia. Quanto c'ha di attacco? C'ha 67, molto meno. Vabbè dai, lo insegniamo a Charizard giusto perché, vabbè. A parte che Pepita è di livello inferiore, però dai, intanto lo diamo a Charizard e poi vediamo, dai. Tanto, ragazzi, li levo magari muro di fumo che per ora non mi interessa, muro di fumo. Preferisco, ragazzi, giocarmela sempre attaccando senza stollare, perché per stollare comunque c'ho Gloom già, quindi va bene così. Ok, Charizard, siamo pronti? Vai. C'è un Pokémon che dorme con aria beata. Vuoi suonare il Pokéflauto? Certo che voglio suonarlo. Ho detto di sì. Volevo suonarlo, sì, sì. Olè! Dopo 20 anni si è alzato. Frederick? Chi è? Mister Fuji, quando ho dato il Pokéflauto, ho dimenticato di dirti una cosa importante. Ah, vedo che sono arrivato proprio al momento giusto. Uno Snorlax appena sveglio può essere molto pericoloso. Spesso scambia la prima cosa che vede per uno succulento spuntino e attacca. In questi casi, la cosa migliore è farlo calmare con una lotta. Dopo averlo sconfitto, potrei provare a catturarlo normalmente. Snorlax sembra un po' confuso e ti attacca. Così confuso da attaccare il nemico. Va bene, Snorlax. Vediamo un po' cosa sai fare. E soprattutto non vedo l'ora, ragazzi, di cavalcare Snorlax. Oddio, sarebbe fantastico. Ok, Charizard. Vediamo, ragazzi, di sconfiggerlo. Abbiamo un tempo lotta di 4 minuti e 55 a partire da adesso. E il tempo lotta lo potete vedere in alto a sinistra dello schermo. Breccia, ragazzi, va a far male a Snorlax, come potete vedere. Ma anche lui non è da meno. Sicuramente, magari con un'ira di drago potrei levargli la stessa quantità di PS, perché leva sempre 40. Infatti, secondo me, gli va a levare la stessa identica quantità. Vorrei shottarlo, effettivamente, con la prossima mossa, prima che lui utilizzi riposo, perché lui è un infame e utilizzerà al 100% riposo, ne sono sicuro. Ok. Se adesso non mi paralizza. Ok, io adesso lo vado a shottare se non fa riposo prima lui. Vediamo un po'. Ok, ragazzi. Praticamente in 30 secondi siamo fortissimi e adesso possiamo catturarlo. Questa è la tua chance, cattura Snorlax selvatico. Prima di tutto, ragazzi, andiamo in borsa e andiamo a dare allo Snorlax magari una becca balalabun. Qui una becca, la becca, la becca, la becca. Allora facciamo, prepariamoci e vediamo di fare un bel tiro, eh. Non ancora, adesso. Ottimo. Ok. 1, 2, 3. Preso Snorlax al primo tentativo. Siamo troppo forti, raga, troppo, veramente troppo, troppo forti. Ok, Raflessi livello 34. Ricordo inoltre che al termine di questa guida gameplay, let's play, walkthrough, chiamatelo come volete, ci saranno tutte le parti extra, ragazzi, quindi come far livellare i Pokémon fino al livello 100, ci saranno, ragazzi, come prendere tutti gli strumenti, come affrontare tutti gli allenatori più forti, insomma, non finirà mai, vi avviso, voglio fare tutto in questo gioco, quindi preparatevi. Allora, ben fatto, Frederick, ottimo lavoro. Alcuni Pokémon si comportano come questo Snorlax e attaccano tutti gli allenatori che gli capitano a tiro. Per catturarli dovrei prima sconfiggerli in una lotta. Tutto chiaro? Ricapitolando, lotta, vittoria, cattura. Beh, ci vediamo. Ok, ragazzi. Tecnicamente io potrei andare anche di qua, solo che è troppo presto. Ma io sono curioso perché se qui un tempo ci davano la MN Volo, se vi ricordate, adesso cosa ci danno?
Oh, è spawnato Dodrio. No, mannaggia Charizard, ragazzi, che schizza a destra e a sinistra. Oddio, Dodrio lo voglio. Dodrio mi manca, ma credo che sia anche abbastanza raro. Di solito spawna Doduo, non Dodrio. Si, vieni qua. Ok, ragazzi, catturiamo anche Dodrio. Bello. Anche lui credo sia cavalcabile. Non lo so, ragazzi. Vai. Non so se Dodrio è cavalcabile, ma ci proviamo subito anche con lui. Oddio, ho sempre sognato di cavalcare il Dodrio. Secondo me, ragazzi, va molto veloce, sapete? Secondo me sì. Uno, due, tre. E dai, però. Non gli voglio dare la bacca, raga. Eccellente. Eccellente per noi. Uno, due, tre. E dai, però. Maledetto. Non mi scappare, eh. Oh, questo era bel tiro. Questo era veramente un bel tiro. Ottimo, boh, con la bolla, ragazzi, è difficile. Mi sa che gli devo dare una bacca, perché... gli devo dare una bacchina. Allora, andiamo in borsa. Diamogli una bella bacca lampone. Usiamola. Prepariamoci, vai! Oddio, ragazzi, con la bacca lampone non cambia nulla. È sempre rosso, eh. Dodrio è forte. Dodrio è forte. Non ho Mega Ball. Prima che questo coso mi scappi. Non ho Mega Ball, ma possiamo provare di Premier Ball. Prepariamoci. Vai! Ok, non ho fatto nemmeno qui eccellente, né ottimo, né bene, niente proprio. E vabbè, però, dai, entra. No, vabbè, ragazzi, è fuggito. No, vabbè. Mi servono le ultra per questi Pokémon super forti, Io vi avviso. Comunque, andare in giro con Charizard, ragazzi, è problematico quando ci sono questi spazi piccoli. Ok, sono curioso, vediamo cosa c'è di qua, allora. Quindi, che c'è? Chi c'è qua? Come fate a entrare? Beh, complimenti comunque. Vabbè, ragazzi, l'importante è che si è congratulato. Ok, cosa c'è? No, vabbè. No, sto male. No, ragazzi, no. Non pensavo minimamente a questa cosa. Vabbè, ragazzi, no, cioè, non lo sapevo proprio. Oh mio Dio! Vabbè, ragazzi. Ma mo come esco io da qua? Ok, così. Dicevo. No, vabbè, sono tipo troppo contento, raga. Non pensavo si volesse... Vabbè, si potesse volare così in alto. Hai scoperto il mio rifugio segreto? Ti prego, non dire a nessuno che sono qui. In cambio ti regalo questa. Volo! Ah, no, ce la dà, volo! Vedi che là ce la dà. E beh, volo, ragazzi, è top da insegnare a Charizard, comunque. Ah, è sicuramente meglio di attacco d'ala, voglio dire. Nice! Ok. Ovviamente queste cose, ragazzi, le lascio un attimo là, perché tanto ci ritorneremo, tranquilli. Per ora voglio andare anche a catturare l'altro Snorlax. E vedere un po' come si cavalca anche questo Snorlax, perché comunque io sono curioso. Quasi dovesse spawnare un altro Dodrio, sarebbe top. Comunque, squadra. Vediamo un attimo come è Snorlax cavalcabile, perché sono veramente curioso. Aggiunge la squadra, livello 34, ragazzi, tanta roba. Voglio vedere che natura ha. Allora, vediamo che natura ha. Tanto ne andiamo a catturare un altro. Info. Allora, questa natura quieta, che aumenta l'attacco speciale, diminuisce la velocità. Allora, già Snorlax è lento di suo, però... attacco speciale, ragazzi, potrebbe essere top. Vediamo un po' com'è Snorlax cavalcabile. Vediamo. Oh mio Dio, ragazzi, è bellissimo. È bellissimo. No, vabbè, io sto male. No, vabbè. No, vabbè, ragazzi. Oddio, ci aggrappiamo a Snorlax. Si aggrappa Snorlax. No, questi sono i migliori Pokémon cavalcabili, ragazzi. Guarda, Charizard e lui sono i migliori, secondo me. Oddio, che spettacolo. Vabbè, comunque, a parte questo, dobbiamo andare a catturare un altro Snorlax. Quindi, squadra. Oddio. Gioca con Ashley. Ragazzi, ci sono rimasto tipo di stucco. Comunque, andiamo in tecniche segrete. Sul Canubi. Oh, ragazzi, sono rimasto veramente troppo contento di questa cosa. Cioè, cavalcare loro due, vabbè.
Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Guarda, guardalo. A parte che è lento, però è figo. Ok, Charizard, faccio uscire dalla ball. Tra l'altro, diamo a Charizard una super pozione, magari. Così che riprende tutta la sua forza. Poi, tecnicamente, vorrei comprare delle ball, perché per affrontare il prossimo Snorlax sarebbe il top. Quindi, andiamo un attimo nel market, ci prendiamo delle ball, ragazzi. E forse in questa parte riusciamo a fare anche il dojo. Vediamo come siamo messi. Compriamo. E delle Mega Ball, dove sono? Qua. Mega Ball, ne compriamo, ragazzi, tante. Ne dobbiamo comprare tante perché con la Ultra Ball è stato facile, ma... Tanto guardate quanti soldi abbiamo, dobbiamo anche vendere degli strumenti, quindi... Ok, qua sotto ci dovrebbe essere... Snorlax proprio giù. Quindi adesso con Charizard comunque piottiamo e ce lo facciamo easy. Vai Charizard, vabbè, con Charizard ragazzi raggiungiamo in un attimo il posto. Anzi, qua Charizard nemmeno può far niente, a dire il vero. Quindi ci siamo, così che liberiamo anche questo passaggio. Oh mio Dio. Salva, ti avevo sfidato, non mi ricordo. Vabbè, per passare per forza ti ho sfidato. Questi qua, ragazzi, li ho fatti tutti. Quindi Snorlax dovrebbe essere qua vicino, se non ricordo male, credo. Snorlax, ci sei? Eccolo, ragazzi. Un altro Snorlax, vai, suoniamo il Pokéflauto. Epico, finito male. Eccolo qui. Ok, speriamo di beccare uno Snorlax migliore dell'altro. Ah, questo aumenta l'attacco, l'altro aumentava la difesa. Quindi Charizard potrebbe avere qualche problema. Però Breccia adesso va a far male sicuramente tantissimo. Molto più di prima, ragazzi. Quindi Breccia gli andrà a spaccare completamente fino a vita gialla. No, nemmeno. Ragazzi, strano. Botta in testa, ragazzi. Guardate quanto ci leva il Charizard. Però forse con tre Breccia, ragazzi, posso fare qualcosa, Sì, dai, lui leccata. Non mi paralizzare, ti prego. Infame. Ok, ragazzi, forse lo sconfiggiamo proprio col prossimo attacco. Ora lui è più veloce, però. No, allora lui è più veloce, non mi dire che è più veloce di Charizard. No, Breccia va a segno e sconfiggiamo Snorlax, ragazzi. Minchia, ragazzi, in 20 secondi. Quanto siamo forti, ok. Ora dobbiamo catturarlo, però. Allora, Baccalampone. Ora usiamo. Poi usiamo borsa. Cambiamo e usiamo la Mega Ball. E ora ci siamo, ragazzi. Dobbiamo fare eccellente, eh. Oh là! Eccellente! Più la bacca, dai. Sei mio. Uno, due, tre. Boom! Ragazzi, tra l'altro non so se questi Pokémon selvatici possono effettivamente scappare oppure no. Però tanta roba. Ok, livello 28, 35, 29 per Wartortle, che soprannomineremo Raffaello. E niente, ok. Ora, tutti calmi. Voglio fare una cosa epica. Vediamo un po'. Squadra, anche lui livello 34 maschio. Info. Natura scaltra, ragazzi. Questo con più difesa, meno attacco speciale. Ragazzi, allora io non so se farmi uno Snorlax fisico o speciale. Indubbiamente con l'attacco è meglio. Quindi questo Snorlax con più difesa potrebbe veramente far male all'avversario. Questo è top. E io direi che per ora questo è quello che mi aggrada di più. Infatti lo prendiamo, ragazzi, e lo aggiungiamo alla nostra squadra come nuovo Pokémon entrato. Ovviamente, ripeto, dovrà entrare anche Dragonet e un altro Pokémon. Quindi prima o poi qualcuno ci deve lasciare, ragazzi, perché un tipo acqua mi serve comunque. Quindi adesso andiamo in gioca con Ashley e andiamo, ragazzi, a vedere se effettivamente possiamo battere il dojo, perché abbiamo ancora tempo e io vorrei fare proprio il dojo. Quindi andiamo proprio con Sol Canubi a Zafirianopoli. Zafirianopoli è invasa dal Team Rocket, o forse non ancora, perché forse prima dobbiamo fare Erika, non lo so. Però io il dojo lo farei adesso, tanto ci abbiamo un sacco di tempo. Quindi tieni la squadra pure, non ti preoccupare, tienitela tutta.
Tanto ci abbiamo attacco d'ala, potrei insegnargli anche volo. La nostra squadra, ragazzi, guardate come sta prendendo forma. Adesso faremo Golem, faremo Vileplume, aggiungeremo il tipo acqua e poi leveremo per forza Snorlax e metteremo Dragonite probabilmente. Vediamo, tanto tipo normale squadra, voglio dire. Allora, quindi andiamo al dojo, che dovrebbe essere proprio qua sopra. Ora, io ho Charizard con attacco d'ala, ma potrei insegnargli volo. Il dojo, ragazzi, è libero, infatti me l'aspettavo, perché mi ricordo che solo la palestra è bloccata. Quindi, dato che ci siamo, io vorrei provare a mettere due Pokémon che sanno usare mosse volanti, tipo Ashi e Charizard, e provare con loro, quindi. Non credo siano lotte in doppio, quindi siano lotte singole. Vediamo, ragazzi, cosa fare. Ci abbiamo 10 minuti fino ad arrivare a 30 minuti di video. Probabilmente qualcosina vi avrò anche tagliato, vediamo. Itoshi, ma di campo, Prime, così che alleniamo Charizard in vista della palestra di Erika. E poi faremo due palestre di fila, penso, oppure facciamo la self più la palestra, insomma, mischiamo un po' tutto, ragazzi. E niente, andiamo con attacco d'ala. Attacco d'ala, vediamo quanto leva. Oh yes, Charizard shot, baby. Tra l'altro, con volo potrebbe fare ancora più male, veramente. Con volo potrebbe fare ancora più male. Ok, le sfide qua, ragazzi, sono di fila, quindi non male. Il punto è, prendiamo Hitmonchan o Hitmonlee? Ragazzi, qua è difficile. E non so nemmeno se i due sono cavalcabili, sapete? Perché potrebbero essere entrambi cavalcabili. Vai. Ok. Adesso facciamo... ah no, questo però mi manda Graveler. Mi ha fregato questo, ragazzi. Questo mi ha proprio fregato di brutto. E la contro Graveler io direi Rafflesia. Tranquillamente mega assorbimento. Oppure potevo mandare anche il mio di Graveler e fare terremoto. Il punto è che lui probabilmente ha fatto o frana. Mamma mia, ragazzi, quanto sono forte. Un predit della madonna qui. Grazie, grazie, ragazzi. Ora ho mega assorbimento e muori, vero? Attacchiamo per prima perché siamo più veloci. E Graveler crepa. Oh, ragazzi, oggi me la sto giocando non bene di più. Oggi veramente sono skillatissimo. Ok, recuperiamo anche tutta la vita. Ma di che stiamo a parlare? Win Frederick, yes baby. Ok. Non ho sconfitto Giacomo. Giacomi, mi spiace Giacomi, non era giornata per te. Ok, ragazzi, altri due allenatori. Mi ha un po' spiazzato quello di prima, con Graveler, però dovrebbe avere questo. Dovrebbe avere. Ok, Poliwhirl, non aspettavo. Tra l'altro, il mio c'aveva Breccia. E Breccia poteva far malissimo al Graveler avversario. Ma avendo predetto che faceva, che avesse fatto frana, sono riuscito a sconfiggerlo. Ora, qua io farei attacco d'ala. Però se lui mi fa prima un idropompa o robe simili, ragazzi, crepo, io ve lo dico. Vediamo. Volaraggio, era da aspettarselo questo, Dai, non è un problema, ragazzi. Potevo mandare Pikachu, che era il counter perfetto per Poliwhirl, dato che aveva anche mosse volanti, elettro, proprio Poliwhirl. Ok. Ora, lui è giù. Il prossimo dovrebbe mandarmi Machok, credo. Ok, mi dispiace per te, rip. Ma Charizard è troppo forte, è troppo forte Charizard, ma cosa vuoi fare contro Charizard? Ci è? Sei venuto a sfidarci? No, sono qui per prendere un caffè. Cioè, che sono venuto a fare? Scusate, Ah! Mike Shosha! Ciao Mike, so che Mike segue la serie, quindi sfidiamo Mike Shosha con questo Mashwalk. Vai Charizard, go da catch em all. Allora, attacco d'ala, ragazzi, forse è un po' troppo debole per questo Mashwalk. Non lo so. Attacco d'ala, vediamo. Ma quando è che mi impari un pirolancio, una roba un po' più forte? Ok, lasciamo un PS, ci va di Breccia. Attenzione, Breccia non ci leverà nulla, perché voglio dire, volante. Ancora attacco d'ala, ragazzi, che manderà a KO il povero Machok. E ci manca soltanto il re del dojo lotta, che probabilmente userà Hitmonchan e Hitmonlee. E noi, ragazzi, gliela faremo pagare per la sua insolenza. Che poi non so cosa ha fatto di cattivo, però gliela faremo pagare comunque. Ok, ragazzi, guardate quanta velocità c'ha il mio Charizard. Ok, potevamo trovare un Charizard migliore, ma... Hey, no. Ok, tra l'altro, proverò prima o poi anche a portarmi da Pokémon Go i Pokémon speciali, tipo quello col cappello, il Pikachu vari. Sono curioso, chissà se effettivamente possono entrare nel gioco oppure no. Ci proveremo. E niente, ragazzi, ci manca il capo qua. Sono il maestro di karate. Sono il capo qui. Vuoi sfidarci? Non avremo pietà. Pam 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 para pam 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 Poliwrath!
Nice. Ragazzi, Poliwrath probabilmente mi fa fuori Charizard. Io vi avviso, se mi fa una mossa troppo forte, secondo me il Charizard qua mi crepa. Però non mi va di cambiare e mandare Pikachu. Quindi attacco d'ala. Attenzione, perché lui va di bola raggio. Questa volta ci manderà sicuramente a vita gialla, se non di più. No, nemmeno. Attenzione, perché Charizard potrebbe finire la partita in un decimo di secondo. Boom. E Poliwrath crepa malissimo anche. Il Poliwrath avversario non ha più energie e vinciamo così lo scontro. Top, abbiamo sconfitto Koichi. Oh, mi dispiace per te Koichi. Koichi mi dispiace. Soichi. Ebbene, sì, ho perso. Ma ti supplico, non prendere il nostro emblema come trofeo. In cambio ti darò un potente Pokémon di tipo lotta. Oh, lì. O Jackie-chan. Vabbè ragazzi, Rock Lee in onore di Naruto. O Hitmonchan, ragazzi, non lo so. Cioè, Hitmonchan è più figo, però. Non lo so, ragazzi, sono tipo straindeciso. Troppo. Vabbè, facciamo così. Faccio scegliere voi, Hitmonchan o Hitmonlee. Poi leggo tutti i commenti e vediamo la maggioranza. E magari in un prossimo episodio ce lo prendiamo, ok? Senza dover correre. Voglio far scegliere a voi questa volta. Tanto ci mettiamo un decimo di secondo anche a prendere Hitmonchan o Hitmonlee. Quindi commentatemi qui sotto e vince la maggioranza. No, comunque è troppo bello volare con Charizard. Nel prossimo episodio andremo a affrontare Erika. Prenderemo Hitmonchan e Hitmonlee. E probabilmente andremo anche alla Sylph. Perché Sylph. Ciao allenatori, al prossimo video. Mamma mia, quanto è bello il mio Charizard. Guarda com'è contento. Ciao allenatori.